in collaborazione con Giannone Sport. Cari amici, buonasera, mercoledì 24 giugno, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 325. Subito ringraziamento ad Alberto Mola in regia, Giovanni Rossi alle camere e un saluto a Giovanna, che non è una podista ma ci segue con affetto da molto tempo. È doppiamente apprezzata la cosa perché non è una podista. Bene, ai campionati italiani allievi di Milano, 5 titoli per i piemontesi, abbiamo la foto. Sono stati conquistati da Valentina Gemetto del Saluzzo nei 3000 metri, Linda Olivieri, Mercurio Novara nei 400 ostacoli, Sara Zabarino del Gaglianico nel Giavellotto, Francesco Breusa Pinerolo sui 2000 siepi e Stefano Sottile del Valsesia nel salto in alto. E poi ancora una notizia di per i master, al Michelantonio Cericola dell'Atletica Susa, che vediamo in foto, conquista il titolo italiano M70 di corsa in montagna a Gagliano del Capo nel Salento. È andato dall'altra parte dell'Italia per cogliere questo bellissimo successo. Bravo Michele, e poi si lamenta ancora che vede girare dopo la gara, li fai girare gli altri. Gli ospiti questa sera, Renzo Fallarini, presidente della podistica tranese, che organizza gare a raffica, ci dirà lui quali questa sera. Vicino a lui Giulia Ogliaro, new entry, Atletica Pinerolo, che però medita di lasciare la pista per abbracciare la corsa in montagna. E se parliamo di montagna, ovviamente parliamo di Marco Olmo, che con le sue corse, anzi meglio dire con le sue imprese nei deserti, sulle montagne di tutto il mondo, si è guadagnato di buon diritto la fama di mito vivente. Non è un caso che 3 settimane fa nella sua Robilante gli hanno dedicato addirittura una gara sui percorsi di Marco Olmo. Grazie Marco per aver accettato l'invito questa sera. Grazie a voi. È un po' l'appendice del 3 giugno, perché siamo curiosi di sapere innanzitutto come è andata la tua gara e poi scoprire il tuo immediato futuro. Cioè, tu, so che tu hai molti progetti, tra l'altro anche la Marathon des Sables. Dici subito hai... È ancora un po' lontana la Marathon des Sables, aprile, quindi adesso stiamo facendo le iscrizioni. La 21ª, però c'hai già l'obiettivo puntato? Sì. E vicino a noi cosa c'è? Cosa troviamo di gare? Ma adesso vado a fare una sull'Enna il 25 luglio, il Trail dell'Enna. Il Trail dell'Enna, che a proposito io vedo nel sito dell'Enna c'è scritto: se cerchi l'emozione, se cerchi il batticuore, se vivi al massimo le tue corse, se la montagna è la tua passione, se alzando lo sguardo vuoi vedere il vulcano, se quello che cerchi è entrare in una favola, tu sei già, perché allora stai cercando Enna Trail, 64 km sul vulcano attivo più alto d'Europa. Tu l'hai già fatta questa? No, sono già stato sull'Enna per altre gare, però questa no, ho fatto anche delle sci alpinistiche sull'Enna. Allora, una volta facevo anche sì. E questa volta poi ho un invito sempre in terre vulcaniche a Lanzarote, che è anche lì una terra vulcanica, per una gara nuova, sono là come testimonio per lanciare questa gara. Poi andrò a Carrera de Baia a ottobre, Mexican Trail, con il mio gruppo, che ho già fatto 4 gare con loro. Della Carrera de Baia ne parliamo dopo, però cosa ci provi di differenza dalla montagna nostra a queste gare del vulcano? Beh, il vulcano è più simile al deserto, al mio habitat naturale, diciamo. È già un deserto di per sé nero anziché rosso o bianco. Ma le difficoltà nella corsa sono diverse? O... Ma sicuramente lì si dovrà correre con le ghette, anche lì all'Enna Trail. A Lanzarote no, all'Enna lo so che c'è molta di roba sfide che poi ti va nelle scarpe. A Lanzarote non penso si corra con scarpe normali. Ecco, guai, tendine lì non se ne parla, oppure cioè, è più usurante la montagna o queste corse... Ma intanto sono montagnose anche quelle, sia l'Enna che a Lanzarote hanno 3000 metri di dislivello su 40-60 km, che sono le distanze che vado a fare.
Poi anche nel deserto ci sono montagne o dune, cose. Montagne non tanto grandi, però con lo zaino e il caldo e tutto appunto, diventano pesanti. Ma nello zaino c'è per la c'è il kit di sopravvivenza? Ma in queste poi qui no, solo un kit di sopravvivenza, niente da mangiare, solo si va leggeri. Ma 64 chilometri, quindi quanto? Da mangiare lì con 3-4 etti fai 64 chilometri. Quindi borraccia dell'acqua e da mangiare, un telo di sopravvivenza, un kiwi o quello simile. Insomma, cosa, con un chilo, un chilo e mezzo. Non fa per Fallarini di sicuro. Perché lui se non ha almeno un arrostino o qualcosa. Lui non va bene lì. Ecco. Poi invece possiamo parlare adesso della Carrera de Baia, che tra l'altro tu questa l'hai già fatta. Sì, l'ho già fatta. Perché abbiamo visto, abbiamo filmato, che tra poco poi manderai in onda Alberto appena finito questo, che tra l'altro ti ritrae in primo piano, vuol dire che hanno una alta considerazione di te. Eccola qua, guarda qua. Grazie Alberto. Addirittura lì si cuore al caldo, lì si cuore a 35-38 gradi, 100 chilometri. A volte sono piste così, a volte c'è anche della montagna abbastanza impegnativa e delle spiagge, si corre un po' dappertutto, si corre in parecchi posti, quindi si visita, è una corsa un po' turistica, che sono corse non troppo in mezzo ai cactus. Ma tu apprezzi il panorama in quelle condizioni? Sì, lo si vede, poi c'è il tempo a vederlo, perché non è che in 5 giorni uno fa 100 km impegnato 5 giorni, quindi... Ma guarda, non è in bicicletta che puoi andare a andatura no, di passeggio. Ci sono anche dei bei guadi da rinfrescarsi. Ecco, dimmi, come avviene? 5 tappe sono consecutive, penso. Sì, però sono tappe, una più lunga sui 35 km, quindi non sono grandi tappe. Si corre in canyon, in posti un po' diversi. Cioè posto per riposare, per nottare, sì. Come fate? Ah, sono tutti alberghi lì, sì. Ah. Era una gara soft quella lì, non è la Maratona del Sacro, è una gara proprio di quelle turistiche. Sì, quelle per andare a riposare un po'. Sì. Praticamente posso farla anche io. Sì, per dimagrire. Sugli alberghi. Come ti trovi in quegli ambienti? Ma quegli ambienti sono ambienti di amicizia, c'è pochi concorrenti, un 30-35 concorrenti, 40 massimo, quindi una cosa familiare. E ti invitano dall'altra parte del, come Papa Francesco, dall'altra parte del mondo invitano Marco Olmo, ti avere una grande considerazione. Per te. Si vede che gli piaccio. Quante di queste gare, di questi trail così pittoreschi, quante ne hai fatte nella tua carriera? Ah, non so, come faccio a farmi il conto delle gare che ho fatto? Hai perso il conto, hai tenuto il conto delle Maratone de Sable, che sono 20, la prossima sarà 21. Beh, lì è più facile da contare, ma già ce n'è una all'anno, quindi... tra l'altro la prossima sarà aprile, mi dicevi. Aprile. Di tutte queste, queste gare, queste non so come chiamarle, manifestazioni, corse, ma perché si fanno secondo te? Perché si organizzano? Non rendono di sicuro per loro. Ma si organizzano, che tanto gli organizzatori si fanno anche loro un viaggio e vanno in pari, dicono. E loro l'importante è riuscire a portare un po' di persone a questa passione. Organizzano un po' di gare in Islanda, organizzano questa qui in Messico, una in Sardegna. Io ho partecipato un po' a tutte, tranne quella in Uganda, che non mi interessa come posto. Il mondo l'hai girato tutto? Sì, abbastanza, specie nei deserti. Ecco, ma una gara che... io insisto a dire gara perché la mentalità... Ecco, vedete che spiagge ci sono. Appunto, sono cose spettacolose. Appunto. La corsa che ti è rimasta più nel cuore, a parte Maratone de Sable, di questi trail, che tu hai potuto frequentare. Sono tanti paesaggi diversi, non si può dire quello è più bello. Quello è bello perché c'è un mare magnifico, si corre lì vicino e tutto. Però ci sono dei deserti magnifici, ci sono delle montagne magnifiche, il Cro-Magnon è una gara magnifica che si attraversa vari ecosistemi. Come faccio a dire la gara più bella che ho fatto? È impossibile, sono tutte belle. Come dire qual è il figlio più bello di tutti? Chi ne ha 10? Io non l'ho fatto, quindi sono tutti belli. Senti Marco, un allenamento
deve essere uguale per tutte queste manifestazioni, oppure ogni manifestazione, voi nel deserto, voi sulla montagna, deve avere un qualcosa di differenziato? Ma io mi alleno senza tabelle, senza niente, quindi per me sono tutti allenamenti uguali. E quante volte ti alleni alla settimana? Se posso tutti i giorni. Tutti i giorni. Durata? Un'ora e un quarto, un'ora e venti, un'ora e mezza massimo. Poi a parte i lunghi di 6-7 ore, quelli in tre giorni di maratona del sabato, altre gare lunghe. Ti alleni sui sentieri di Olmo? Buona parte sì, sono lì. Ecco, mai avuto guai, tendinei? Te l'avevo già chiesto l'altra volta. Beh, però... qualcosa ogni tanto esce, però con qualche manipolazione, qualcosa. Sì, non ricorri alla chimica solo a... No, non chimica per andare forte, voglio dire punture, che no, ne so. No, questo no. Niente. Solo guarisci con la... Il giorno che non guarisco più smetto di correre, perché tanto prima o poi bisogna smettere, quindi... Ma si dice sempre, guarda, io anche nel 75 dicevo 10 anni fa, quando smetter... No, non è vero, guarda, più... smetteremo noi runner che ce l'abbiamo qui nella testa, smetteremo quando... È una siamo droga, eh? Sì, è una droga, peggio che una droga. Comunque, allora, abbiamo detto, tra l'altro, domenica scorsa dove eri? Domenica scorsa ero in un comune a Lauco, Binaio di Lauco, una frazione su oltre Udine, per un memorial di un mio fan che è scomparso. Oh, sì. E sei andato fino a Udine? Mi sembrava giusto, ma ero invitato. Quando ti invitano si vede che ti vogliono, quindi cerchi di andare. Ho fatto 2 giorni di treno, andare a tornare, dopo la gara sono arrivato a casa a 1:30 di notte. Comunque. Ti devo dare atto. Bene, che è proprio così, perché noi siamo molto più vicini, però ti ho invitato, sei subito venuto, tra l'altro questa sera Marco ci lascerà un blocco prima, perché altrimenti alle 22 c'è il treno e non vorrei passasse la notte qui a Torino, per lui sarebbe una condanna veramente. Potrebbe fare l'urban trail. L'urban trail. Sì, potrebbe andare notturno. Di qui a Robilante. Beh, di qui a Robilante quanti chilometri ci sono? Sono più di 100, quindi sull'asfalto non mi sentirei di farlo. Sull'asfalto no, eh. No. Abbiamo che sta scadendo il primo blocco, perché volevo poi che gli dessi un consiglio a questa ospite new entry. Ma non gli hai chiesto il risultato di Udine, quello del Memorial, quanto sei arrivato? 14esimo, su 140 partenti. Lì non ci non sono. C'è la categoria lì, però. Categoria? No, no. Niente categoria, lì non ci sono. È una gara alla buona. Comunque. Tra l'altro nella tua, prima che finisca la parte, nella tua gara, quanti, non nella tua gara, nella gara dedicata a te, quanti partecipanti avete fatto? 2,60 più. 2,60? Sono tanti. Sono tanti, perché... sui sentieri non è che... C'è anche il nome Marco Olmo, qualcosa doveva fare, no? Il mio nome, almeno spero che qualcuno sia venuto per me. Sono venuti tutti per te. Ecco, allora. Minutino di pubblicità per tutti noi. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 24 giugno. Bene, veniamo alla new entry, Giulia Ogliaro. Hai iniziato con l'atletica e poi hai assaggiato la montagna, il verticale, tanto per essere precisi. Diciamo che hai fatto il circuito, prima hai vinto nella cronoscalata al Monte San Giorgio a maggio e poi sempre quest'anno hai fatto il circuito Vertical Sunset con 4 gare, tutti in salita, sì. Ne hai vinte 3 di queste 4, sì. Una seconda dietro un pezzo grosso come Deborah Cardone e hai vinto il circuito. Hai assaggiato la montagna, adesso sei dibattuta se riprendere la pista oppure la montagna. Ma tu hai iniziato in pista, facciamo un passo indietro. Sì, allora io ho iniziato con la pista in prima superiore, adesso faccio il quinto anno di università, quindi sono già un po' di anni. Sì, io quando sei arrivata ti davo 16-17 anni, invece... Ce ne ha 18. No, 24. e niente, quindi ho iniziato con la pista, con le gare della scuola, e insomma sono andata bene alle gare della scuola e questo mi ha portato appunto a iscrivermi a una società, che è la società per cui corro tuttora, che è l'Atletica Pinerolo. E quindi ho iniziato con appunto le gare in pista, in cui facevo i 400 e gli 800 metri e ho partecipato ai campionati italiani 2 volte negli 800 metri, che non è poco no, infatti ero già soddisfatta
Però insomma adesso noto che appunto con l'inizio dell'università, con una serie di impegni che comunque la vita ti porta ad avere, la preparazione della pista non, cioè, richiede una costanza che ultimamente, in questi ultimi anni, non riesco ad avere, un po' perché appunto magari la libertà dell'università mi concede anche di fare dei viaggi, che a me piace molto anche viaggiare o cose del genere, quindi magari interrompo per un mese la preparazione e la stagione in pista è compromessa. E non puoi, se, sì, qui vediamo anche la sua passione. Sei già anche buttata col paracadute. Sì, sua... faccio anche alpinismo d'inverno con mio papà, sì. È un po' eclettica, però la montagna, questa è l'ultima foto, la questa più recente. Questa era la gara di Porte, appunto, sì, era la fontana, dell'ultima, fontana degli Alpini. Sì, cosa sì, hai fatto? Cosa hai fatto? C'era questa salita alla fontana degli Alpini, era... Riedizione della fontana. No, c'è un po', l'ho fatto anch'io tanti anni fa. Sì, ho vinto, era una delle gare di questo circuito del vertical, appunto, organizzato dalla Sportiva. E quella che parte giù da Porte va su... Sì, alla fontana degli Alpini, sì. Sei allenata da Patrizia Boaglio. Sono allenata da Patrizia Boaglio. E Patrizia cosa dice di questa scelta, di questa titubanza? Patrizia, per lei l'atletica è la pista, quindi, quindi lei la, insomma, preferirebbe che... Hai anche il professor Dotti da quelle parti. Sì, sì, anche lui. E lui è piuttosto categorico nelle cose. Sì, 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 no, infatti, però appunto, cioè, non so, vedremo, nel senso, a me piace molto... Volevo chiedere a Marco subito, cosa le consigli? Adesso abbiamo un quadro sommario solo di Giulia, ma tu cosa le consiglieresti? Se va bene in pista, forse dà più visibilità alla pista, però se a lei piace la montagna, fa quello che gli piace di più, poi vede un po' gli allenatori cosa gli dicono. Io non ho mai avuto gente che mi consigliava quello, quindi... Tu hai seguito l'istinto, l'istinto. Cosa dicono di preciso? La montagna, insomma, la montagna è anche atletica sempre, certo, un po' diversa, ma ne hai parlato con Patrizia? Ma diciamo che quest'anno, appunto, siccome la situazione della pista, insomma, la preparazione della pista è saltata, ho iniziato a fare, cioè mi hanno invitato, appunto, la mia amica organizzava queste gare, appunto, del circuito del Vertical Sunset, e quindi le ho fatte così, senza una preparazione mirata su questo. E niente, sono andate bene, sono gare che mi piacciono, mi danno soddisfazione, poi io la montagna l'adoro in generale, quindi... dura allora. Quindi appunto, cioè, è appunto anche unito al fatto che comunque noto che la preparazione della pista richiede maggiori sforzi, nel senso che se appunto un mese salti, la stagione è comunque perlomeno compromessa, io sono un pochino più orientata verso questa nuova prospettiva che magari mi si apre con la montagna. Sì, con Patrizia potresti dire, diamoci una pausa di riflessione come quando si fa fidanzato e fidanzata, no? Poi non ti ritrovi più perché ti lasci definitivamente, però almeno... No, ma lei sarebbe anche disposta a seguirmi con la montagna. Anche comunque. Con la montagna? Sì, non abbiamo mai parlato seriamente, però magari appunto mi piacerebbe magari provare una stagione a preparare la montagna, io questo ancora non l'ho mai fatto, diciamo che appunto quest'anno ho un po' improvvisato ormai. Ma le sensazioni che provi a fare una gara in montagna e una gara ben riuscita in pista sono identiche? A me la pista ha sempre messo un po' d'ansia, cioè fattivo un po' le gare in pista, nel senso che mi mettono tanta agitazione, perché ti giochi tutto, appunto io facevo 400-800, ti giochi tutto in pochi secondi, cioè in pochi minuti al massimo, insomma. Passi mezza giornata lì sulla pista sotto il sole per poi correre pochi minuti. Invece poi appunto queste gare di salita, per adesso, almeno quello che ho fatto, l'ambiente è più rilassato, vado senza grandi aspettative, perché appunto comunque non avendo preparato... Per adesso, non avendo preparato niente, non mi aspetto neanche chissà quali risultati, e quindi l'agitazione è sicuramente minore. Poi sono in un posto che mi piace, con i miei amici, insomma. Quello che c'è da dire è che magari frequentando la pista, praticando l'atletica in pista, sicuramente hai l'opportunità di viaggiare di più, a te che piace, perché adesso fanno degli stage, delle riunioni che una volta era impensabile, cioè stanno questo consiglio regionale, del quale fa parte anche Renzo Fallarini, tra l'altro, scusami, non ti... Ma io la pista non la digerisco proprio. No, perché sei come me, come Marco Olmo, siamo nati non in pista, siamo nati non sulla strada, perché è una brutta parola. Siamo nati io mi ricordo nel 78 quando corsi un'ora, quando andavo abbastanza bene, e ho detto mai più, ho fatto 17 km, 10 metri a Grugliasco,
in pista. E sono uscito dalla pista, ero tutto storto perché praticamente corri sempre in un senso, quindi poi sai. No, sì, comunque sono come dice Riccardo Delicio, l'atletica con la maiuscola si fa in pista. Tu cos'hai in programma adesso nel tuo futuro? Reano di sera, giovedì sera in Reano. Domani sera. Marchetta. A parte la marchetta di Ferrarini, cos'hai in tuo futuro? Allora, adesso no, appunto... Non di lui una maratona del deserto Marco, no. No, allora, appunto, quest'anno gare in pista saltano proprio tutte. Quindi farò, forse, domenica faccio il vertical di Sestriere, che c'è appunto chilometro verticale. Sarei contento Marco Isoardi che è venuto a presentare. E Andrea Pellissier, che è un mio carissimo amico, che è il fautore di tutte queste cavolate che faccio io. E poi mi hanno invitato, insomma, a queste gare appunto della sportiva, ho vinto mi hanno invitato ad andare a una gara in Valmaira il 5 di luglio, che invece è un trail, sarebbe 27 km, una corsa che io non ho. Stai facendo una carriera con Marco Olmo, lui lo invitano ormai in tutti i cantoni, hanno detto che volevano mettermi alla prova su distanze un pochino più lunghe, che adesso insomma ho fatto queste qua, sono in salita, ma però ci sono anche dei trail o cose appunto più lunghe, 27 km appunto io non l'ho mai fatti in vita mia, però non lo so, magari così per provare. Ma gli allenamenti, Pinerolo e i piedi delle montagne, ma tu dove ti alleni? Io mi alleno a Pinerolo. Strada, pista? Siamo prevalentemente su un percorso sterrato, poi vabbè si fanno, in Pinerolo c'è abbastanza tutto, nel senso le salite non fai fatica a trovarle. E quindi adesso semplicemente quello che è cambiato un pochino, semplicemente faccio magari più allenamenti, cioè ho allungato il mio lungo da 40 minuti, è diventato un'ora. Certo, perché altrimenti. E poi appunto magari fare salite al posto che fare gli 80, i 100 metri in salita, tipo ieri ho fatto 8 volte i 400 in salita, cioè magari appunto pian piano allungare. Patrizia ti dà una tabella? Sì, ma ci segue proprio Patrizia. Ma tu hai un modello da seguire, un idolo? Diciamo così, in particolare. No, non ci ho mai pensato. Non dimmi un attore, no. In atletica, come riferimento non hai nessuno. No. Anche adesso non c'è tanto da scegliere, perché anche cioè non so chi potrebbe scegliere come modello in questo momento qua. Perché sì, no, siamo... loro a Pinerolo avevano Gulli che... Sì, mi sono anche allenata con Valerio. Peccato che era... Quando è iniziato Valerio... Muscoli di seta, veramente un talento. Veramente. Allora, un talento che purtroppo è stato sfortunato perché aveva i numeri quel ragazzo. Purtroppo, comunque, un episodio può essere positivo o negativo, che comunque ti è rimasto impresso nella tua carriera atletica. Qualcosa di curioso, non te l'ho detto prima della trasmissione che ti potevi preparare, comunque innanzitutto hai trovato l'amore nel campo dell'atletica, perché sono in molti che conoscendosi e frequentandosi dici, l'amore con la maiuscola certo. 24 anni, era 2 anni che ero sposata, figurati, ecco. Però poi arrivi alla mia età, sono 53 anni che sono sposato, figurati. Non viene la nausea, ma quasi. Perciò, comunque, il campo di atletica cementa molto l'amicizia. Sì, l'amicizia, appunto, senz'altro sono appunto una cosa che... Cioè, ringrazio, diciamo, l'atletica per aver appunto creato tantissime amicizie che continuano negli anni, con persone con cui faccio... magari che hanno anche smesso di correre, che continuo a vedere, conosciute sui campi di atletica di tutto il Piemonte, e questo è molto bello, nel senso... È una cosa sì. Bella sicuramente. Sì, premesso che è anche facile diventare amici di una ragazza che è forte, una promessa, giovane, carina. Tra l'altro. Chi non lo vorrebbe? Tanti amici. Tra l'altro, volevo farti una domanda bella, importante. A chi? A me? No, a lei. Comunque volevo dire se avevi praticato altri sport in precedenza. Sì, li ho fatti praticamente tutti. Tutti. Sì, io sono passata dalla ginnastica artistica, diciamo quello che ho fatto più tempo è stata forse la ginnastica artistica tutti gli anni delle elementari, e poi contemporaneamente, non so, ho fatto tennis, karate. Diciamo che gli unici sport che non ho fatto forse sono quelli di squadra. Di squadra non ho fatto niente. E sei ritornata all'individuale?
Sì, e l'atletica... Cioè, sei stata sempre individuale. Sì, ed ero diciamo bravina in tutti gli sport, però arrivavo al momento di fare le gare, quindi mi mettevano nella squadra per esempio agonistica e io smettevo perché non volevo, cioè, non volevo fare le gare, mi imbarazzava anche solo fare il saggio. Sì, certo. Esatto. E quindi li smettevo tutti. E l'atletica, e questo è un merito di Patrizia, glielo riconosco, lei lo sa benissimo, mi ha invece stata l'unico sport che sono andata oltre questo mio blocco, non so, comunque questa mia paura, e questo è il motivo per cui da ormai 10 anni che continuo. Un blocco che abbiamo un po' tutti, in misura maggiore o minore, ti confesso anch'io avevo quel blocco lì prima delle gare, poi ho scoperto che era il latte e non digerivo il lattosio, beh adesso prendo quello senza lattosio, non c'è più blocco. Invece c'è un blocco di pubblicità, aspettateci. Terza parte di Piemonte in corsa, mercoledì 24 giugno. Prossime gare, giovedì 25 giugno, a Reano. Reano di sera, 5 km, ma ce ne parla Fallarini perché lo organizza lui. Venerdì 26 giugno, Rosta, su e giù per Rosta, 7 km, gara WISP, partenza 19.45 dalla stazione. Domenica 28 giugno, Pian del Frais, prima edizione del trofeo Amici del Frais. Abbiamo già il volantino, bravo Alberto. Gara WISP, 8 km sulla pista di fondo, partenza alle 10 dal Pian del Frais di Chiomonte. È importante per i primi 500 iscritti nel pacco gara, buoni sconto per la stagione 2015-16, invernale naturalmente, di sci, sui giornalieri dati dalla società Frais 2010. E potrebbe anche interessare Giulia questo. Sestrier, corro con i campioni, 5 km con partenza alle 10 da Piazza Frailter, è stata presentata mercoledì scorso da Isoardi. Bioglio, prima Rovella Night Day, trail di 10 km, partenza alle 10 dal Santuario Banchette di Pettinengo. Vinovo, Ipporan, il miglio di Vinovo non competitivo. Informazioni presso la podistica Torino. Villarbasse, tre fontane di 9 km. Se sono poi 9 ce lo dirà Fallarini. Ma prima abbiamo il telefono a Eugenio Solaro, responsabile organizzativo della nuova Strappavarolo, gara WISP organizzata dall'Olimpia Atletica. Abbiamo il telefono, Alberto, oppure più tardi? Secondo. Sì? Andiamo avanti? Benissimo, allora andiamo avanti. Mi non, fa si segno. Eugenio? Non si chiamava Eugenio questo qua? Eugenio, sì, Eugenio detto Alberto, Solaro. Detto Alberto, hai detto. Detto Eugenio Solaro. Bene, allora passiamo all'argomento successivo. Renzo Fallarini, visto che sei molto amico anche di Eugenio Solaro, che in contemporanea ti fa anche la gara insieme. E invece Renzo Fallarini organizza Villarbasse. Noi abbiamo un filmato 2010 che tra l'altro... che c'era Marco Olmo come testimone. C'era Marco Olmo testimone, lo vediamo subito. Ecco, Dry, tra l'altro, vediamo il pallone. Che marchio è? Dry è il filato, non produce tessuti, produce filato. C'è poi un paio di calze, che non sapevo cosa è. È il filato più leggero al mondo. Capito. Infatti si mette in diverse, tanti lo usano. Sì, lo usano molte marche perché lo producono. Eccolo qua, il mitico, con la... Usseglio, se non sbaglio. Sì, Cinzia Usseglio. Cinzia Usseglio. Questa è la partenza. Allora, Villarbasse, innanzitutto quanti chilometri, Renzo? Ma ho dovuto cambiare il percorso perché c'è stato un pezzo del sentiero dove si faceva la discesa finale, è impraticabile, quindi adesso mi sono organizzato per tornare su quello di 3 anni fa, che sono 2 giri, quindi... Più corta? Che porta? È più corta? No. Ah, no, ma... Penso che stia sui 9. No, ma può darsi che sia anche leggermente più corta, però è più insomma. Perché ti dico, sul sito Fidal da 8 km e qualcosa, c'è scritto 8 km e mezzo. Sarà quasi 9. Poi lì sai che in mezzo a tutti quei sentieri, quelle stradine, compagnia bella, proprio fare una misura precisissima è quasi impossibile. Poi ormai hai tutti col Garmin che ti dicono 9 era 8, 8, 8, 750, 8, 60. Ecco. Cioè, tra l'altro la caratteristica del tracciato com'è? Sempre solita? Sempre, allora si parte su asfalto, si fa 1,5 km circa su asfalto, dopodiché si entra in un bosco, torna a sterrata, poi si torna sull'asfalto, si scende verso Villarbasse e si riparte di nuovo dove c'erano le riprese qua così, e si rifà di nuovo il secondo giro e poi si arriva al traguardo, posto sempre via San Martino. Diciamo che è una classica e l'hai ripresa perché sì, una volta era molto più dura, una volta erano 3 giri
si partiva dalla piazza delle Chiese, e quindi però una volta c'erano pochi concorrenti. Quindi... Questa del 2010 com'era? Questa era, mi pare, quella dei due giri. E perché? No, io mi pare di aver visto che era sui 10 km qualcosa, perciò è diverso da questo giro qua. Ho visto l'Aviano quando... Ti dirò, avevo fatto questa gara, e lo si vede anche lì il cadavere, avevo fatto questa gara, poi non l'ho più fatta perché effettivamente era molto dura. C'è anche Grazia che adesso sta riprendendo di nuovo, ferma i box perché ha avuto un'infezione dovuta a un morso di un ragno, quindi ha rischiato anche parecchio perché ha dovuto fare tanti antibiotici. Quindi... E se morso a me moriva il ragno. Il ragno, a lei invece praticamente si vede che praticamente non ha gli anticorpi per quel tipo di veleno e si è beccata una bella infezione. Comunque. Sì. Mi segnalano adesso, tra l'altro ti interrompo Renzo, perché c'è il telefono Eugenio Solaro, detto Gene Solaro, l'organizzatore, anzi il responsabile organizzativo, perché la organizzazione dell'Olimpia Atletica. Pronto Gene? Ciao Eugenio, buonasera a tutti, allora, gli ospiti, Renzo compreso. C'è Renzo Fallarini, Giulia Ogliaro e Marco Olmo, il mito. Senti Gene, cosa è cambiato che è la nuova Strapavarolo? Il nome La Nuova è stato dato più che altro per così, una ventata di... Pronto, il vento ti ha portato via? Io. No. Com'è? Pronto, no, dicevo, credevo che il vento ti avesse portato via perché non parlavi. No, nel senso che nuova società che sono dentro... E abbiamo dato così un nome nuovo, ma più che altro così per darlo. Perché è la nona edizione, se non sbaglio. Sì, lasciamo la nona edizione, la differenza, una piccola differenza è nel percorso, nel senso che il percorso è stato allungato di 500 metri circa, traslandolo verso il piazzale del cimitero. Ah. Più che altro perché è una zona un po' più larga in piano e gli atleti sgranandosi non si trovano subito alla salita nei primi tornanti tutti assieme, perciò sono 9800 metri il totale al traguardo. E la partenza che ora? Partenza 9:30 adulti, 9:15 le prime categorie di giovanili, poi partiti gli adulti, ci saranno ancora delle categorie giovanili nel frattempo che gli adulti corrono. Gene, toglimi una soddisfazione, cioè una curiosità, no? Una soddisfazione. Sì. È solo provata a WISP, c'è una ragione particolare? Ma guarda, sono molto sincero come mi conosci, nel senso che ha un po' malincuore perché all'inizio l'idea era di fare WIPS e FIDAL. Sì. E la scelta della data è venuta una conseguenza, nel senso che poi io essendo in una nuova società e nel direttivo, il direttivo sceglie e fa delle determinate scelte. Siamo... Poi per certi motivi... giusti o sbagliati che siano, io in questo momento parlo come organizzatore, non mi interessa il discorso WISP e FIDA perché a malincuore non vorrei che ci fossero queste discussioni, no? Tra i due enti o la federazione e l'ente di promozione che viene chiamato. Il direttivo ha fatto la scelta di fare solamente più approvazione WISP e siamo andati avanti con WISP. La data è uscita il 28 giugno, non per fare qualche concomitanza con nessuno, ci mancherebbe altro, ma perché in quel momento una data libera per il calendario WISP era quella data lì, ci è stata comunicata e la scelta è stata fatta quella. Ho capito. Tra l'altro mi trovo poi con concomitanza con Renzo e che non me ne voglia, ma addirittura con altre quattro gare WISP nella stessa data. Sì, in effetti sì. Dunque ce n'è di tutto di più, poi siano montagna, pianura o cronoscalate, chiamale come vuoi, sono sempre diverse gare nella stessa giornata. Comunque guarda Gene, innanzitutto bisogna specificare che per le iscrizioni bisogna farlo ovviamente sul sito WISP e che ci sono tutte le categorie, compresi i 75 nei maschi e nelle femminili
fino alle 60. Nei femminili fino da 70 e oltre, maschile da 75 e oltre. Esatto, perciò premiando ancora, vado a memoria, fino a quella quarta posizione per il 75, sì, sì. Mi sembra. È molto ben premiata. Noi abbiamo appena visto dalle immagini di Giovanni Rossi, anzi no, di Lanteri, abbiamo visto, sì, la partenza, che è qualcosa di spettacoloso. Io ti auguro di ripetere il successo che hai avuto. Ciao Gene, grazie. Io saluto tutti, ringrazio e punto nella qualità e i numeri vengono quelli che sono, è importante che la gente sia contenta e che non capiti nessun infortunio. Grazie Gene, in bocca al lupo. Saluti a tutti, ciao, grazie. Ciao. Bene, e ci siamo dilungati un po' con Eugenio Solaro e riprendiamo poi salutando Marco Olmo e ringraziandolo per la sua partecipazione, ti ringrazio molto, lui mi restituisce anche, non si porta via il microfono perché tanto non gli serve. Marco Olmo è abituato a partire, come gli diamo il segnale lui parte subito. Lo ringraziamo e lo lasciamo alle successive fatiche che sicuramente poi verrà qui a presentarci e a raccontarci. Voi aspettateci un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, quarto e ultimo blocco di Piemonte in Corsa di mercoledì 24 giugno. Abbiamo appena salutato e ringraziato Marco Olmo, si è dovuto andare via un po' prima perché altrimenti perdeva il treno delle 22. Bene, Torino capitale europea dello sport, Torino 2015, ha in calendario per l'atletica leggera in pista, la regina dello sport ovviamente, i campionati italiani assoluti dal 24 al 26 luglio con il supporto del CUS Torino. Difatti è stata presentata proprio in settimana questa grande manifestazione. Mi raccomando, tutti a tifare per i colori piemontesi allo stadio Nebbiolo. Per informazioni sul sito della FIDAL e sul sito del CUS Torino. Bene, ti ho interrotto prima Renzo, abbiamo parlato di Villarbasse, però prima c'è anche Reano di Sera. Di Villarbasse non ne ha parlato. Sì. Solo il chilometraggio avremmo. Chilometraggio, abbiamo mandato 10 minuti di film. Allora, Reano di Sera è una garetta che così è stata inventata 5 anni fa, piace nei boschi di Reano. A Reano non si fa mai nulla a livello podistico e così abbiamo pensato di inserire questa serale. Il percorso è molto bello, in mezzo ai boschi c'è uno strappetto in salita su asfalto e tutto è rimasto invariato perché non si cambia le cose che funzionano. Adesso bisogna capire se la risposta sarà quella degli altri anni, perché un anno c'era la nazionale, un altro anno c'era gli europei, quindi quest'anno di partecipazione qual è stato? Ma al massimo mi pare sui 100, quasi 150 persone, 148 con la partenza alle 20? A 20 e 30 perché 30. Sul volantino c'è scritto ore 20. Ah sì? Sì, Reano di Sera, ore 20. Tu allora c'è un errore. Ribadisci l'ora alle 20 e 30 comunque. Eh no, se è scritto le 20 sarà le 20. Qui c'è scritto l'ora 20. Ore 18 ritrovo presso il centro sportivo Parco Reano. Adesso si vede che gli anni cominciano a farsi sentire. Evidentemente, difatti. Però penso che sia. Penso che l'errore è un errore di stampa, perché la sarà le 20 e 30. E comunque, questo è il volantino che ho raccolto domenica a Caselle, dove c'eri anche tu, tra l'altro. Ecco, comunque, Reano di Sera, comunque che sia. Vabbè, 20, comunque 20 e 30, facciamo la partenza 20 e 30, perché in sostanza io ero convintissimo al 100%, probabilmente sarà un refuso tipografico, va a sapere. No? Giulia, non ci vai queste corse, perché Reano di Sera, sali, scendi, la montagna è tutta intorno. Non ci va. È bella, insomma, è tutta in mezzo al bosco, pianeggiante, c'è lo strappetto iniziale, poi... Ecco, però parlando di montagna, già prima di parlare ancora di Villarbasse, c'è al 5 luglio la sesta corsa in salita Giaveno-L'Aquila, sì, che anche quella ormai sta diventando una classica. Sì. Ci sarà il 5 di luglio, come... Alle 9.30, gara competitiva, sì, gara competitiva, parlando. Anche non competitiva, però è meglio presentare la visita medica perché in sostanza è abbastanza impegnativa. E questi sono 11 chilometri. Sì, e poi la partenza è al solito posto, ci sarà il trasporto borse, la navetta che torna indietro, quindi tutti i servizi del caso. L'unica cosa che non è consueta nelle gare
di Falarini, ci sono delle categorie raggruppate però in alcune gare, ad esempio a Reano, cioè nelle gare che insomma sono un po' particolari, che sono, non sono le solite classiche, anche se le chiamiamo classiche non si può mettere tutte le categorie, perché a questo punto do più premi che partecipanti, perché alla fine, mentre a Villarbasse è tutto contemplato dalla, fino ai 75, quindi c'è anche, tra l'altro, penso che sia una cosa molto bella, il centro tecniche corporee di Rivoli sarà presente con una postazione per Si faranno i massaggi prima e dopo la gara, quindi, che è una cosa anche importante, perché abbiamo detto del tracciato che è sempre bello, mezzi boschi, sali scendi, però è anche molto impegnativo. Sì, però insomma, esce un po' dai soliti contesti cittadini, cioè non è solito asfalto, e la gara, insomma, dove aria buona, bel percorso, chi ama la natura. E poi in tutte e due le gare ci sarà la parte ristorazione, chi lo desidera potrà cenare o pranzare a prezzi convenzionati con il gestore del locale. C'è Giovanni che mi sta facendo dei segnali che io non capisco. Benissimo, ecco, mi stanno dicendo che è pronto il filmato sempre appunto di Giovanni Rossi. Domenica eravamo a Caselle, tra l'altro c'era anche Renzo Fallarini che ha fatto da speaker, ecco, partono adesso le immagini, e una bella gara che devo dire subito però ha avuto solo 220 partecipanti, ribadisco solo, perché tanto per dire, c'è stata l'altra gara in concorrenza della WISP, la Mandria, ha avuto 546 partecipanti, perciò oltre il doppio. C'è da farsi qualche domanda, secondo me, perché poi chiederò il parere a Renzo Fallarini e anche, tra l'altro, il parere della concomitanza con la Strapavarolo, perché sono due belle gare. Anche Pavarolo abbiamo visto dalla partenza, una classica veramente molto frequentata. Vabbè, comunque andiamo avanti, non togliamo il merito a Andrea Feltrin del Giannone Running, che coglie la sua seconda vittoria in carriera davanti al compagno Gianni Stella e all'astigiano Luca Staropoli. In campo femminile, forfè della favorita Abera Tariqua Fissea, che è rimasta accanto alla sorella Chevire, che ha dato alla luce un bel maschietto, il secondo. Così Federica Arnone della Tranese, la tua ragazza, la tua punta, ha colto una meritata vittoria davanti a Federica Viano del Base Running e Maria Rosa Erario del Giannone Running. Buona partecipazione, stiamo cambiando gara ovviamente, anche alla serale di Giaveno, con 279 classificati e vittoria di Danilo Brustolon del Roata davanti a Gianluca Ferrato Pinerolo, che conoscerai, mio compagno penso, allenamenti, sì. E al borgarettese Rudy Albano. Tra le donne ha vinto Eleonora Curtabbi del Custorino su Cristina Dosio del Giorivera e Laura Fornelli del Valle Varaita. C'è stato anche l'Urban Trail UTSTS, 165 classificati, record della manifestazione, ha vinto Francesco Bianco in 1:55:26, secondo Olivier Valla 1:56:17, terzo Roman Hollosi, quarto Andrea Vipiana. Fra le donne, prima Sara Lepè, 2:11:49, penso che abbia vinto già l'anno scorso, davanti a Martina Bricarello, 2:24:31, e Federica Zinfolino. Altra notizia da Alba, 122 classificati, con vittoria dell'albese Daniele Gagliano sul compagno Andrea Bordin e terzo Eugenio Brarda dell'Alfieri. Al femminile vince Erika Testa dell'albese. La vittoria Alfieri Asti ha dominato i societari Master d'Aosta, conquistando entrambi i titoli regionali, tra gli uomini con 10.173 punti, tra le donne 9.396 punti. Renzo Fallarini, volevo chiedere a te un parere, innanzitutto perché secondo te poca partecipazione a Caselle e tanta di più? Ma diciamo che Caselle sta cercando di tornare ai livelli di tanti anni fa, faticosamente, e poi non dimentichiamo che ci sono tante gare, ci sono tante concomitanze. Mentre il circuito WISP porta, non dico degli obblighi, ma quasi a partecipare a certe manifestazioni, lì era una gara di campionato provinciale, le società, anche ho visto che naturalmente se i numeri si sono così spostati è perché anche alcune società FIDAL sono andate a fare la gara WISP, quindi
Mi domando perché. C'era anche una staffetta a Valmara. Cioè, ciò che praticamente disturba un po' è vedere delle società FIDAL che hanno avuto dei campionati a loro assegnati dalla federazione anche importanti, no, che la domenica, anziché scegliere la gara federale, sono andati a fare la gara WISP. Sarà il motivo economico, sarà la simpatia, sarà tutto ciò che vuoi, però io come responsabile federale lo dico, l'ho già detto a tante persone, bisognerebbe che la FIDAL, anziché andare a guardare cosa fanno gli altri, bisognerebbe praticamente fare le cose in casa. Cioè abbiamo una federazione, siamo la federazione regionale, abbiamo delle società che fanno l'attività FIDAL, diamo i campionati a queste società, come fa la WISP, perché la WISP non è che va a dare dei campionati praticamente WISP a delle società che fanno la FIDAL. Semplicemente noi siamo capaci, oltretutto, a farci del male in questo modo. Cioè, praticamente c'è stato un campionato italiano di corsa campestre alla Pellerina e la società che praticamente ha organizzato è andata a fare la gara WISP. Cioè, e questo fa un po' a pugni con il discorso federale. Quindi, poi non voglio entrare nel merito. Anche l'Eugenio Solaro, che praticamente non ha fatto di tutto per non mettersi in concomitanza con Villarbasse, mi ha chiamato più volte per chiedermi una data che non fosse in concomitanza con me, io gliel'ho data. Ed era una a luglio, l'altra anche a luglio, poi la WISP, guarda caso, è andata a mettere 5 gare nello stesso giorno in concomitanza con Villarbasse. Quindi cioè, per me va bene lo stesso, non è un problema, tanto quando si fanno quei 100 in più che non verranno perché vanno a Pavarolo o viceversa, non mi cambia assolutamente la vita. Io dico soltanto questo, che come dirigente federale, no, sosterrò molto in consiglio praticamente la questione campionati, no, che alle società che fanno l'attività WISP prevalentemente e poi quella gara all'anno che fanno la vogliono fare FIDAL con tutti gli allori, secondo me non gli sarà più data, per quanto mi riguarda. Dopodiché la WISP faccia cosa crede, sa benissimo che non deve fare gare competitive e le continua a fare dappertutto, cioè no, sa benissimo che non deve fare le gare, i circuiti, e le fanno dappertutto, quindi nessuno gli dice niente, va bene così, va bene anche per tutti. Io dico, ben vengono i testati WISP alle mie gare, dici, però io non farò mai approvare una gara WISP. Siamo già in chiusura definitiva, però volevo chiedere cosa ne pensi, rapidissima, di queste situazioni FIDAL WISP, tu che arrivi da poco dalla pista vergine, ecco. Ma non, appunto, cioè questa cosa ovviamente in pista non succede, quindi mi è un po' nuova tutto questo dibattito, queste problematiche, però effettivamente sono... Sai allora cosa ti aspetta. Bene, e io anche io so... Ho cercato di inquinare. Anch'io so cosa mi aspetta, il cronometro mi segna che purtroppo siamo in chiusura, e siamo in una chiusura proprio chiusura, perché è l'ultima trasmissione della stagione, diciamo così, poi ci sarà, no, continuate a seguirci a luglio perché ci saranno 4 puntate con il meglio di, però per questa sera chiudiamo. Io volevo chiudere con i ringraziamenti, perché innanzitutto la direzione GRP che ci dà sempre fiducia, e poi tutti i tecnici che ci hanno seguito, supportato e sopportato, a cominciare da Mauro Congio, Angelo Santorelli, Alberto Mola, il fido Giovanni Rossi che dietro le camere, insieme a Maria Marese, la segretaria di produzione, poi anche i nostri collaboratori Miriam Scamangas e Sebastiano Scuderi. Un saluto a Ernesto Somadai, che al secolo Ernesto Ceraulo, grande fotografo del podismo, che mette a disposizione gratuitamente col suo sito podondando.com tutte le fotografie delle gare, ovviamente dove c'è lui, gratuitamente. E vi ripeto, a luglio potete continuare a seguirci con il meglio di, e per ora Eugenio Bocchino vi dà appuntamento poi magari alla nuova stagione. Vi lascia ricordandovi la sua massima, ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino. Notte. In collaborazione con Giannone Sport.